Due mesi dopo i carabinieri scoprono le armi che Patrizio aveva nascosto e arrivano a casa dei Peci, dove però trovano solo Roberto. Da quel momento sono cominciati i guai anche per Roberto, perché praticamente lo continuavano a chiamare, lo continuavano a chiedere se sapeva dove sta il fratello, qua e su e giù, tutte queste cose così. Roberto era completamente fuori da questo giro, certo, considerava il fratello un idolo, cioè sai, una cosa fuori era latitante, però non faceva parte assolutamente né delle Brigate Rosse né di altri nuclei, chiamiamoli, non so nemmeno dire come. Roberto non ha l'animo del rivoluzionario e quando il fratello va in latitanza si distacca completamente dalla politica. Si trova un lavoro e una fidanzata con cui costruire una famiglia. Ma essere il fratello di uno degli uomini più ricercati d'Italia gli comporta non pochi problemi. Nel novembre del 1979 Roberto finisce in carcere. I carabinieri lo accusano di aver partecipato 3 anni prima all'atto vandalico alla Confapi. Viene trasferito in un carcere di massima sicurezza per terroristi. Quando fu arrestato Roberto, io al mattino presto andai sulla casa di Roberto, c'era anche la madre, dicendogli guarda, mo chiamo l'avvocato, ci diamo da fare ed altro. Inizialmente ci fu un assenso, poi nel pomeriggio quando tornai mi pregò di non fare niente. Tant'è che dopo 3-4 giorni fu liberato. Probabilmente qualcuno o qualcosa l'ha scagionato. Mentre gli altri componenti dell'azione alla Confapi rimangono in carcere e verranno poi condannati a 7 anni, Roberto esce dopo pochi giorni. Quando lui uscì, tutti quanti dicevano che era uscito perché aveva parlato, ma lui non sapeva assolutamente niente, niente di niente. Noi ci mettiamo l'avvocato e abbiamo detto, ma vedi un po', ma che succede? Cioè nemmeno lui sapeva che cosa era. Dopo 2 giorni è uscito. E da quel momento in poi, fino all'arresto del fratello, i rapporti si sono diradati. Non ha più vissuto la piazza nel giro. Poi questo fa il pentimento, no? E allora i rapporti sia con Roberta che poi con la famiglia proprio scompaiono. La notizia del pentimento di Patrizio è uno shock per i vecchi amici del suo paese. Ma Roberto non ha nessuna paura di difendere la scelta del fratello. A Samedo circolavano un po' le voci che dicevano oh, ma adesso il fratello, se non so che questi fanno qualcosa. E più di una volta ne avevamo chiesto a Patrizio dicendo guarda che si dice così così. Lui ha sempre detto, riconfermato, che non è né mafia né camorra, bensì Brigate Rosse. Le Brigate Rosse non toccavano i familiari. E noi di questo ne eravamo sicurissimi, tanto è vero che non prendevamo nessuna precauzione per proteggerci e nemmeno di guardarci intorno. Domenica 7 giugno Roberto va allo stadio. La sua squadra del cuore festeggia la promozione. Purtroppo qualcosa va storto. Un tizzone di sigarette manda in fiamme le scenografie della curva. È una tragedia in cui muoiono 2 ragazze. Roberto è su quegli spalti e si salva per miracolo. Il nostro punto d'incontro era il bar Monello, molto vicino alla strada che avevamo scelto per la trappola. Era una tranquilla giornata d'estate. Sembravamo dei turisti, ma nelle nostre borse non c'erano creme e teli da mare, ma le pistole, un mitra e una bomba a mano. La tensione era altissima. Eravamo pronti a tutto. Quel giorno qualcuno ha telefonato chiedendo di un impianto d'antenna o qualcosa del genere da realizzare in una casa qui a San Benedetto e chiedevano quindi l'intervento di Roberto. E queste persone poi sono arrivate qui, Roberto le stava aspettando, però non sono entrate nel negozio. Roberto li ha raggiunti, hanno dialogato un po', è tornato indietro per prendere alcune sue cose, dopodiché li ha seguiti con la macchina per andare a vedere, a fare questo sopralluogo dove doveva fare questo lavoro. Ero ad un angolo della strada. Dovevo controllare che non passassero volanti della polizia. In quel caso, il mio compito sarebbe stato quello di scatenare l'inferno.
La BMW dei nostri compagni arrivò con un po' di ritardo. Subito dietro c'era la Panda Azzurra di Peci. Appena si fermarono nel punto concordato, bloccammo le vie d'uscita. Il professore si avvicinò alla macchina con la pistola nascosta sotto un giornale. L'azione durò solo pochi secondi. Peci non oppose la minima resistenza. La sera, tardi, mi chiama mio padre e mi fa: tuo fratello non è tornato a casa? Come non è tornato? Ma che stai scherzando? No, siamo andati già dai carabinieri, non c'è. Prendiamo la macchina e cominciamo a girare per sotto San Benedetto per poter capire che cosa era successo, perché i carabinieri lì per lì ci avevano detto anche che ma non facciamo tragedia, probabilmente sarà andato con qualcuno, con qualcuna, cioè non dobbiamo pensare a subito. Dopo un bel pezzo che giriamo per San Benedetto, troviamo la Panda Celeste e chiamiamo i carabinieri e da lì è iniziata questa storia. Il fratello di Patrizio Peci, il terrorista pentito, è scomparso da ieri sera. Roberto Peci, 25 anni, perito elettrotecnico, sposato, non è rientrato a casa a San Benedetto del Tronto. Sulla scomparsa di Roberto Peci c'è il sospetto, che di ora in ora diventa sempre più fondato, che si tratti di un rapimento delle Brigate Rosse. Roberto percorre i 200 chilometri che separano Roma da San Benedetto nel bagagliaio di una macchina. Non ha paura. È un operaio, un proletario. Le Brigate Rosse non possono fargli del male. A metà strada la macchina buca una gomma. Un'auto della polizia si offre di aiutare i terroristi in panne, ma non si accorge di Roberto. Roberto era molto tranquillo. Per tutto il viaggio ci aveva preso in giro per aver bucato una gomma durante l'azione. Era entrato nel mio appartamento con le sue gambe, perché non eravamo riusciti a caricarlo sulle spalle. Aveva sudato molto durante il viaggio e lo facemmo lavare. Poi si sdraiò sulla branda all'interno della tenda. Nessuno di noi mangiò quella sera. Non c'era nulla a casa. Gli avevamo detto che si trattava di un sequestro di 2-3 settimane, che volevamo sapere alcune cose da lui e che quello che ci interessava era che venisse fuori la verità sulla storia di suo fratello. Parlava delle Brigate Rosse e del modo in cui lo avevamo fregato. Ne era quasi ammirato. 2 giorni dopo il sequestro, a Torino c'è il processo contro i compagni di Patrizio. In aula c'è anche Maria Rosaria Roppoli. La sua ex donna legge la rivendicazione del sequestro. La brigatista annuncia che Roberto verrà processato dalle BR per alto tradimento. Nel comunicato si afferma che Roberto è stato rapito non perché fratello dell'infame, ma perché, come il grande traditore, avrebbe collaborato con lo Stato. Tra lo stupore generale, la Roppoli lancia pesanti minacce agli avvocati di Patrizio. Un giorno un ufficiale dei carabinieri, con fare molto indifferente, mi disse: ma lei è avvocato, gira armato? Io ci ho pensato, ho detto: forse sarebbe il caso. L'attentato contro l'avvocato Antonio De Vita è stato compiuto nell'edificio dove il professionista ha lo studio, in Viale Mazzini. Il legale, che come abbiamo detto è difensore d'ufficio di Patrizio Peci, era in ascensore per salire quando è stato raggiunto da un uomo e una donna. Il comando incaricato di eliminare l'avvocato è composto da 2 dei carcerieri di Roberto, Stefano Petrella e Natalia Ligas. Ho fatto un passo avanti per entrare in ascensore. In quel momento è partito il colpo, mi sono girato e quindi ha preso di striscio alla cosa. Non mi ha scoperchiato il cranio, però sono finito a terra. Avvocato, avvocato, può dirci com'è successo? Dove è successo? Dentro lo studio? È successo dentro lo stiano Dio che... Quindi avevo alzato il braccio come per dire aiuto e mi è tornato indietro e è andata la pistola. Quando quello ha visto la pistola ha chiamato Ligas: vieni, vieni, c'è la pistola, spara, spara. Però dovevano darsi il cambio. Io ho messo la mia pistola in linea di tiro, ho sparato 4 colpi. Ha ferito uno degli attentatori? Non ne so niente, assolutamente.
perché ha disarmata pure la pistola. Io ho sparato, sì, la pistola è rimasta lì, io ho solo sparato e mi sono difeso come ho potuto. Scusi, lei è stata... Pace e bene, signori, arrivederci. I miei amici, sempre molto gentili, hanno commentato dicendo: proprio con te si dovevano mettere.